Domenica di Sport su Dinese Channel. Dopo il basket in diretta, purtroppo triste per Udine, il momento dei dilettanti, e poi torneremo alle 21 con l'Udinese. Una domenica davvero ricca per la nostra emittente, ma adesso è il momento di andare a riassumere in quest'ora assieme una giornata piena di verdetti, piena di emozioni. Una domenica da rivivere con a tutto campo, a tutto campo veramente sul calcio regionale e addirittura faremo un passo indietro non solo la domenica ma anche il venerdì perché parleremo di calcio giovanile, si è giocata venerdì una finale bellissima il primo maggio tra Flaibano e Manzanese, loro erano a vederla e parleremo di calcio giovanile con i miei ospiti e non solo. Torna a trovarci Renato Lizzi, ciao mister. Ciao la, Renato. la promessa è mantenuta una volta all'anno e eh, in estremi ci siamo. Ce l'hai fatta. L'importante è che almeno una puntata Grazie alla fosse. tua costanza. <ride> Renato, che ha allenato il Donatello negli anni che furono, e al suo fianco c'è un giovane presidente del Donatello, Simone Rocco. Ciao, Simone, ciao, buonasera. entri, Grazie a te per la nostra trasmissione, ma anche con lui parleremo di calcio giovanile perché ne è dentro assolutamente. Un Passo alla volta, però, perché prima dobbiamo farvi rivivere tramite quelli che sono i verdetti la domenica ricca di emozioni. Ci proviamo un po' anche con la grafica, sottolineando che in Serie D, impresa Fontana Fredda, si salva oggi a Rocco vincendo ed è salvezza matematica. Vedremo le immagini del Fontana Fredda. Questo è il quadro completo della, della Serie D. Guardiamo già che ci siamo la classifica importantissima. Perché potete vedere c'è la Sacilese ai playoff matematica con il terzo posto su 59 punti. Ma attenzione per quanto riguarda la zona playout, non è ancora certo il tamai a 38 punti, ne certa la, il Fontana Fredda 41. Perché dovesse perdere, dovesse essere raggiunta la Giorgione, gli scontri diretti sono eh, favorevoli. E poi, poi c'è eh, il Draw a 35, Tristina e eh, Kras. Questa è la classifica. Momento che resta complicato per la Triestina, con la sconfitta di oggi a Fontana Freda, 7 punti dal Giorgione insomma certezze relative ma andiamo con ora dicevamo guardiamo il quadro completo per i nostri telespettatori andiamo subito con i verdetti con la grafica di quelli che saranno playoff e play out a partire da domenica prossima dicevamo una stagione una domenica emozionante fino all'84 ho dovuto aspettare la gemonese per vincere a Faedis con l'oltre e quindi mantenere la posizione privilegiata ecco la grafica nello scontro diretto di domenica prossima contro lo zaule e eh, questo è il quadro completo dell'eccellenza in promozione girone A. Tantissima emozione, si gioca a Fagania, una partita pazzesca. Finisce 7-6 per il Fagania. al 90 c'è un rigore a Fiume Veneto. Il Fiume Veneto potrebbe pareggiare col Diana, condannando il Diana ai playout. E salvando il Bannia, i cugini e invece lo sbaglia. E quindi quadro completo, Bannia i play out proprio contro il Diana. Sesto Bagnarola, Reanese, l'altro play out. E infine, per quanto riguarda i play-off, Flaibano secondo classificato all'ultima giornata, giocherà col Fiume Veneto. Porcia, Pravisdomini, l'altro play-off. E chiudiamo con la promozione girone B, poi guarderemo la prima categoria con calma sul finale di puntata col Torviscosa Promosso. San Luigi playoff matematico attende il risultato tra Juventina e Trieste, che è l'altro playoff play che si giocherà domenica. Ai playout Ronchi Torranese, Aurora Muzza, queste le sfide. Ma dicevamo: questa è la domenica da rivivere, ma dobbiamo ripartire dal venerdì non solo per il calcio giovanile, ma anche per i. Per il Pordenone per la Lega Pro. Sconfitto sul finale all'89esimo dal Real Vicenza, il gol di Cristini. Domenica e chiedo subito un'opinione a voi: domenica ci sarà Pordenone Albinolef al Bottecchia. Col pordenone ultimo, purtroppo è il penultimo posto dell'Albino Noi abbiamo titolato: lo vedremo fra poco: Tempo scaduto, nel senso che. È arrivato a tempo scaduto il gol del Real Vicenza, purtroppo, <ride> e il tempo è scaduto per il Pordenone. Solo, bisogna solo vincere. Renato Lizzi, come la vede? Eh, diciamo che a questo punto credo di dire una cosa banale, ma bisogna assolutamente raccogliere tutte le forze, quelle societarie, quelle di campo e soprattutto le energie nervose per essere presenti e cercare di fare. Questa è veramente la partita dell'anno. Loro hanno avuto diverse possibilità. Però arrivati a questo punto ovviamente la classifica non ti lascia nient'altro che giocare per una vittoria e tentare tramite i play-out di salvarti. Comunque io ho visto le ultime due partite in casa del Pordenone e ho visto un grande pubblico, il tifo, tutte queste cose che... Credo possano dare una mano in una partita delicata come uno spareggio, per, per, quasi spareggio per non retrocedere. È stata una partita apertissima, quella con il Real Vicenza sul finale. Nulla vale la parata, ce l'aveva quasi fatta ancora Carreri, sempre protagonista. Poi è arrivato il tapping vincente di eh, Cristini. Real Vicenza che vince il Pordenone. Mh, possiamo rientrare, abbiamo detto. Ecco, dietro a me vedete Rossito che guarda l'orologio, Simone. Quell'orologio dice che manca la partita con l'Amminolef e si spera il play out. Il problema è che avrai sempre solo un risultato. Quanto è difficile? Eh, sicuramente eh, la tensione sarà notevole. Dispiace a tutti se, se non dovessero farcela perché avere una squadra regionale in Lega Pro è lustro per tutta la regione, la zona. Io ho anche amici che giocano lì, quindi... Mi dispiacerebbe notevolmente, anche perché dà la possibilità di fare, visto che si parla anche i giovani, gli allievi giovanissimi, le categorie eh, a livello nazionale e non regionale, che per noi che siamo dilettanti è sempre un bello sbocco. Il problema è che dopo una rincorsa così lunga, nel girone del ritorno Pordelone ha fatto quasi miracoli, ritrovarti in due settimane, intanto pensiamo all'albino Lefe, no? dove però devi fare gol, devi custodirlo, devi vincere mentalmente. È complicata questa rincorsa può pesare sicuramente sì sicuramente sì eh, una volta che uno arriva vicino al traguardo se lo fa sfuggire per poco eh, è molto più dolorante che perdere la giornata prima anche perché eh, renato al di là il playout, probabilmente lo sapevamo che se si doveva vincere e basta il problema è che quella sconfitta con Vincenzo non ti permette di arrivare a giocare con l'Albino Leffe da penultimo, avendo due risultati, per questo fa, fa particolarmente male, no? Sì, probabilmente sì, però credo che giocare l'ultima partita era comunque difficile, anche era meglio probabilmente, però credo fosse stato comunque difficile, un, un incontro di quel tipo è, è difficilissimo comunque, un punto due davanti... non cioè, Probabilmente è meglio, ma io dico che la difficoltà c'era. Uguale. C'è un tifoso particolare del Pordenone che farà il tifo e sarà sicuramente domenica al, <ride> al Bottecchia, questo 10 maggio. Oggi era inaugurare la stagione estiva a Lignano Sabbia Stiamo parlando del vicepresidente della regione Sergio Bolzonello e lui guarda con grande ottimismo a questa sfida del 10 maggio che interessa. Il suo Pordenone. Sentiamo. Vicepresidente Sergio Bolzonello Alignano per inaugurare la stagione estiva, però c'è un'altra stagione che invece si chiude o sta per chiudersi, è quella calcistica. E allora noi approfittiamo per chiedergli cosa pensa in vista di domenica 10 maggio. Sa cosa c'è domenica 10 maggio? E lo so bene cosa c'è, visto che non, non ne perdo, anche perché lo scorso anno. Eh, inaugurazione della stagione di Lignano fatto velocissimo, salito in auto e piombato a Este per la promozione del Pordenone. Eh, sembrava che fosse una partita per lo spareggio, c'era cioè la promozione. Quest'anno inizia la stagione per, eh, di Lignano per eh, quanto riguarda invece il Pordenone Calcio, il, la, la prossima domenica è. Fondamentale per accedere ai playout, io sono come sempre positivo. Abbiamo lavorato tantissimo in questo girone di ritorno, sono stati fatti tanti punti e devo dire che se prima di Natale, quando facciamo il primo punto proprio con Real Vicenza e poi si iniziò la, la, così, la risalita rispetto alla, alla posizione di classifica che era, avevamo 5 punti eravamo spacciati, se ci avessero detto che ci giocavamo l'accesso ai play-out all'ultima giornata con l'Albino Leffe, probabilmente molti di noi avrebbero firmato e quindi vediamo la positiva, siamo, siamo riusciti ad arrivare lì e a ottenere questo risultato, bravissimi i ragazzi bravissimo il mister, brava la società Tenerife in piedi tutto e domenica andiamo in campo tranquilli eh, convinti di fare la nostra partita come l'abbiamo sempre fatto in casa il pubblico aiuterà e dopo sarà quello che sarà insomma. Sarà forse anche il mare a dare questa positività a Simone però è giusto sottolineare quel percorso cioè chi l'avrebbe detto probabilmente eh, um, un me qualche mese fa che il Pordenone potesse arrivare così Sì, certo se andiamo a rivedere articoli di giornali o commenti anche nostri, quasi tutti spacciato. lo davamo per spacciato. E, e invece qua Renato a giocarsela ed è giusto guardarla con quello spirito lì. Comunque Pordenone era il primo anno e ancora tutto da scrivere potenzialmente. Sì, eh, ovviamente poi eh, bisogna sottolineare una cosa che è stata detta tante volte. Ma vincere la D l'anno scorso voleva dire saltare una categoria. E questo ti trovi a giocare con delle squadre che l'anno prima, sei mesi prima, giocavano in Serie B e di conseguenza non era un'impresa facile. E... Ha pensato l'andata, però questo pordenone del ritorno forse è una squadra che. Non deve avere appunto paura del, del, di avere solo un risultato, perché è un'altra realtà, una squadra più forte. Sì, sì ha, fa, ha fatto bene, e ha dimostrato eh, di avere anche diverse qualità a livello caratteriale importanti e questo speriamo gli giovani nella partita decisiva. Dall'Ignano, eh, Sergio Borzonello che inaugurava la, la stagione, che ormai, ormai ci siamo, si sta per chiudere questa stagione, siamo davvero agli sgoccioli, fra poco parleremo di tanti... Eh, Verdetti si aprirà quella che è la stagione estiva, le vacanze diciamo così anche eh, per i giocatori, per i dirigenti ma come abbiamo detto una stagione che noi la chiudiamo con la nostra festa del calcio che proprio su Dinese Channel abbiamo annunciato e ne parliamo proprio anche con, ne abbiamo parlato anche con Sergio Bolzonello sentiamo Noi anche noi come trasmissione chiudevamo la stagione a Lignano ma quest'anno anche grazie alla collaborazione della regione la chiudiamo a Villa Manin. Mi regala una battuta in vista di quell'evento? Sarà un grandissimo evento condotto da un grande conduttore, <ride> questa è una battuta che non è una battuta ma è la verità, ma soprattutto sarà una grande festa di sport, una grande festa del nostro calcio e a me sembra che la, eh, la villa, la nostra villa, che è la villa che è l'emblema del nostro Friuli sia realmente il luogo più adatto. Saremo lì e festeggeremo tutti assieme questo straordinario sport che è il calcio e tutte le squadre, tutti i volontari. Tutti coloro che amano questo sport. Il 20 giugno, insomma, avete sentito anche le parole del vicepresidente Sergio Bolzonello che sono, ci inorgogliscono in maniera particolare. Il 20 giugno, l'abbiamo detto più volte: premeremo anche il calcio giovanile perché sono arrivati i verdetti eh, nella categoria giovanissimi, nella categoria juniores. Mancano gli allievi con il Donatello ancora in corsa, ne abbiamo parlato due settimane fa, della sfida dello scontro diretto con l'Ancona, ma prima di parlare del suo Donatello con Simone Ronco, con i nostri ospiti, torniamo a venerdì, dopo aver parlato di Pordenone che ha giocato il primo maggio, il primo maggio a Mortegliano in campo, gli Uniores, Flaibano e Manzanese e noi c'eravamo, domani alle 15.15, 15, alle 3.15 del pomeriggio ci sarà la gara integrale su Dinese Channel, stasera la sintesi, un'ampia sintesi per farvi vedere tutto quello che è successo in una gara molto divertente. Servizio. Bellissima atmosfera allo stadio Franco Beltrame di Mortegliano, iniziata la finale juniores del campionato regionale in maglia bianca, la manzanese classica casacca giallo nera per il Fleibano. Tantissima gente, stadio Stracolmo, non ci sta più nessuno, solo la pioggia poteva rovinare questo primo maggio all'insegna del calcio giovanile non era calcio di punuzione, battuto da stacco, scivola ma riesce a colpire di testa capitano di Fraibano, viene saltato da passon Cortiula con i pugni, mette in angolo Bivi, schema, attenzione in area, dimenticato 1-0, dimenticato Sibilotti, il bomber che non perdona mai il Fraibano in vantaggio con la Manzanessa Mortegliano altrettanto facile. Non riuscire poi più a raggiungerlo, un pallone lanciato perché appena tocca a terra vola via. Sivilotti voleva fare la sponda di petto, la diagonale, poi ritarda tantissimo. Il sinistro 2-0: l'errore clamoroso di Dorbolo, la rete di Zucchi. Sivilotti Zucchi e il Traibano, dopo appena 20 minuti, è già 2-0. Prova a portarsi avanti il pallone Re Bustini. Ci sono due uomini da superare, ce la fa, attenzione a Fraibano, calcio di rigore, no! L'arbitro fa segno di proseguire, da rivedere, sembrava sul momento il movimento dell'arbitro mi ha tratto in inganno, sembrava stessa per andare a indicare il dischetto e invece poi ha detto non rialzati. Va alla conclusione, Murato, ripartenza ancora del Fraibano, guardate quando riparte, quanta fatica fa ripiegare la Manzanese. Via in velocità adesso con Zucchi, prova a puntare l'area. L'intervento scomposto però sul pallone secondo l'arbitro da parte di D'Urso. Un intervento pericolosissimo secondo noi, a piedi uniti. Oh, Rebustini. Flebano cerca di tenere questa palla con Bivi che è bella la giocata, il suo sinistro, la deviazione corta, attenzione e poi salva, stacco su Patriarca, attenzione ad Urso, il movimento non c'è fuori gioco secondo l'arbitro però c'è Cortiula in anticipo sul lanciato a rete Pellizzari, In calcio d'angolo, centrale di testa Elia, poi sotto porta arriva Cortiula come un difensore in scivolata da allontanare. Attenzione questo pallone passa, c'è un fallo, attenzione Gianmonito, è già monito Benedetti Rosso, doppio giallo per il numero 6 del Playbano. Tutto pronto, quattro uomini in barriera, altro schema, Bivi centralmente, il pallone passa, liberissimo ancora per calciare, arriva Sivilotti in acrobazia, mette fuori dopo il tocco di Rebustini. Punizione distante, spesso ha cercato lo schema. Il flaibano, Vitt sussurra qualcosa nell'orecchio Bivi. Forse vorrà calciare potente, cercando una deviazione. Che gol! Che gol! Vitt all'incrocio, è finita. Flaibano 3, Manzanese 0. Aveva sussurrato qualche cosa all'orecchio di Bivi. Vitt, forse gli ha semplicemente detto. Sta tranquillo, la metto all'incrocio con sinistro. Lancio ad aprire. Eh. Ci sarebbe lo spazio. Il tocco di Passon. Attenzione, ha spazio per andare a calciare. Lo fa. Palo e poi pallone fuori. Furlani. Colpisce il palo. Lancio lungo cercare Sivilotti, il bomber di questo Flaibano che anche oggi ha lasciato il segno. Recupera palla e altruista 4 a 0, Pontoni, Flaibano. Poker alla Manzanese e primo titolo Juniores per i gialloneri. Pallone che è finito fuori, partita che è finita. Ha vinto il Flaibano 4-0. Dominando la Manzanese, dominando una delle grandi società del calcio dilettanti. Una delle piazze più importanti a livello giovanile. Che arriva alla sua quinta finale ma trova un Flaibano. Che era pronto a fare la sua storia vincendo il primo titolo regionale? Giocando una partita praticamente perfetta. Perfetta la partita del flaibano venerdì Renato Lizzi, invece per nulla perfetta quella del Manzanese. Pesano di più gli errori della squadra di Zampa o è davvero stato un flaibano che comunque avrebbe vinto? Ma il Flaibano, secondo me, diciamo che gli anni scorsi, per fare un po' una storia per capire la voglia con cui ha giocato questa finale, per tre anni è arrivato secondo dietro la Manzanese. Quest'anno cambia girone, vince il girone alla grande e si trova in finale con la Manzanese, che era la quinta finale. Perciò credo che queste due siano state le squadre che meritassero la finale, indubbiamente. Poi è chiaro che eh, il Flaibano è il secondo anno che c'è Max Rossi che li guida, conosce bene il gruppo. E ha sfruttato al massimo, secondo me, quelle che sono le caratteristiche dei giocatori. Qua stiamo vedendo il primo gol, schema con Sivilotti, bravo a smarcarsi e lo ha fatto tutto il campionato, ovviamente, che ha realizzato tante reti. 32. E fa il gol. Ecco, Zucchi è sul secondo gol è praticamente non ha mollato, che è stata la caratteristica del Flaibano quando eh, magari poteva lasciare andare il difensore che calciasse, invece lui è andato lì, ci ha creduto, hanno fatto il 2-0. Perché secondo me la Mazdanesi all'inizio ha, ha, ha incominciato a parlare del portiere, iniziava l'azione, andava al cross. Pur non creando grosse azioni, ma ha cercato di giocare solo sì. che il flybano aveva una voglia dentro. Probabilmente che è, la superava in la super Simone, sei d'accordo? Più voglia. Sì, sicuramente più voglia, più intensità, anche atleticamente, secondo me, superiori. Poi hanno 3-4 elementi che hanno già esordito in prima squadra. Che a questi Chiaro. livelli qua fanno una differenza come Vivivit. Senza Beh, nulla a togliere al bomber la, che long. fa reparto da solo. Ma secondo voi, però, questo ragazzo 32 gol negli juniores, mi dite cosa, cosa manca poi. Cioè È pronto per la prima squadra. Uno che fa 30 gol negli juniores Simone. Allora, io le guardate giovani con quell'occhio, anche. Io l'ho visto poche volte, sinceramente. Però, come l'ho visto sabato, è uno che difende la palla, fa salire la squadra. Secondo me, ha tutto. Deve fare un po' di mentalità perché juniores è una cosa. Promozione è un'altra. Sì, cambia tanto. Cambia si. tanto, però c'è un mister che faceva quel ruolo lì, mi pare che ha anche un gran feeling con Max Rossi, quindi può solo che imparare. Il Flaibano che oggi ha preso il secondo posto in promozione, si gioca anche l'eccellenza. Che significato ha Renato anche per il Flaibano come società questo titolo? Beh, allora l'anno scorso hanno festeggiato il cinquantesimo. E mi pare fossi tu a presentare, sì, il... mi capita di eh, bene. Eh, <ride> meritatamente. Allora, eh, sicuramente questa stagione. Che va a chiudere questo anno di festeggiamenti, che è esattamente probabilmente il titolo juniores diventa una cosa importante e frutto del lavoro che hanno fatto in questi anni appunto in quella categoria. E la prima squadra, insomma, mi sembra sia stata attrezzata per arrivare, io dico nelle prime due, e, e, e quest'anno è arrivato secondo oggi, e perciò hanno centrato l'obiettivo. Credo dovessero andare in eccellenza siano paghi che hanno fatto un ottimo lavoro. Ecco, eh, la manzanese invece non c'era Simone, questo è evidente, gli errori ti sì. hanno colpito? secondo me in fase difensiva hanno peccato un po' troppo. E... Al di là di quei due errori, ma proprio anche... No, no a livello globale della partita, sì. è... È quando lasci quei 4-5 cani che al fraibano davanti non perdono. Gol di Vitt Gol si sa che è un grande sinistro. <ride> eh. Bene, bene. Ti faccio commentare un giocatore perché lo conosci bene. Abbiamo delle immagini in copertura che riguardano Bivi, che giocava col numero 10. Facciamole vedere perché a noi ci, piace, ecco, ci piacciono le immagini, come abbiamo sempre detto, più che parlare tanto. Ecco, credo che certe giocate siano emblematiche. Questo giocatore, chi è Simone? Guarda, io adesso magari sembro di parte, però era a fare le giovanili da noi al Donatello, è un 96, era compagno di squadra di Vit ha delle doti tecniche che, insomma, parlando a sole, non ne dico io, anche quando è andato in prima squadra ultimamente, anche a sentire certi suoi compagni che conosco mi hanno detto che non faceva alcuna fatica. Diciamo che la sua pecca forse è la mancanza di continuità, quando riesce a trovare quella e portare ogni tanto meno palla potrebbe essere un gran giocatore è vero premiato miglior giocatore della finale Renato Lizzi a dimostrazione che nel calcio giovanile c'è qualcosa bisogna sì. andare a guardare un po' in giro no, sì, no nelle, questo dimostra che ci sono delle società che ovviamente lavorano in una certa maniera e vengono alla fine premiate come penso alla fine secondo me se ci stava al, per eh, i traguardi raggiunti negli ultimi anni durante questa partita, un gol alla Manzanese io credo... Quando la parata di Cortiula è andata sul palo il gol della bandiera, se non altro, perché insomma, è una squadra che comunque non si è arresa fino no, vabbè, alla fine. Hanno certo. cercato di fare delle giocate. E questo <ride> va a, a loro onore. Perché quando perdi 4-0, a volte ti viene di, di lasciare. Invece, sono e guardando, e guardando invece altre immagini che non riguardano i giocatori, ma riguardano l'esterno: il pubblico di Mortegliano, perché c'erano. Più di 500 persone in una giornata piovosa, guardate gli ombrelli alle mie spalle, no? ma nessuno si è fermato, muniti di ombrelli si sono siepati vicino alla recinzione, chi invece è arrivato si è posizionato in tribuna, no? in tribuna dove c'era la mano della Manzanese alla sua quinta finale consecutiva, qua il presidente Taboga, poi nonostante la bellissima coreografia arancione dei suoi tifosi, ha vinto il flybano, come hai detto, ma sugli spalti, siete rimasti sorpresi, Simone? Sì. Io ormai da 4-5 anni che seguo il calcio giovanile e dilettanti. Eh, Quest'anno, a essere sincero, tutte le finali che ho visto, ho sempre visto una grande partecipazione. Sicuramente è un movimento che va considerato, va ascoltato, e muove un sacco di persone, di famiglie. Qui abbiamo avuto anche un grande esempio di sportività perché non è successo. Niente. È stato proprio un bel clima, una eh, bella finale anche sugli spalti. Penso che lo sport sia questo un modo di aggregazione dai più piccolini anche a ai dilettanti va vissuto in questo modo Renato anche, anche il Flaibano è una società che porta comunque pubblico, pubblico cioè. tu vai a vedere qualsiasi partita loro ci sono sempre la manzanese è una società storica e poi ci sono gli appassionati magari come me che è, insomma la finale regionale juniores ci vai ci vai e poi se vedi anche una bella però, partita come succede però questo entusiasmo è significativo e dimostra come sta il movimento il movimento dei dilettanti è vivo in ogni suo settore tante volte ho sentito dire malacare categoria degli juniores, non so se l'avete sentito anche certo. voi Simone andrebbe magari tolta non serve però poi risponde così quindi? quindi c'è fame di calcio fame di calcio il momento non è a livello economico sociale molto fortunato purtroppo ci eh, sono difficoltà a aprire sponsor non è facile portare avanti la società ma finché c'è voglia passione e si cerca di fare le cose sbagliando il meno possibile penso che poi i risultati si vedono. Questa, questa è la risposta. Lavora molto bene a livello giovanile una squadra che si chiama San Luigi. Noi domenica scorsa abbiamo mostrato il pareggio proprio a Manzano, poteva esserci già la matematica, oggi ha vinto col tricesimo e a San Luigi oggi c'era questa bella maglietta che poteva sfoggiare orgoglioso il presidente Peruzzo. Io sono presente, campioni regionali giovanissimi. Ecco il presidente nel suo stadio, la festa del San Luigi, che poi il pomeriggio ha giocato contro la Juventina pareggiando 2 a 2, e anche in questo caso ha vinto il campionato giovanile e il secondo posto in campionato. Una battuta su San Luigi, Renato? Ma è una società che secondo me sono tantissimi anni che lavora nel settore giovanile molto bene. E i frutti si vedono non dai, solo dai giocatori che vanno via, ma quelli che poi riesce a portare in prima squadra e si fa sempre o un'ottima promozione o l'eccellenza. Questo vuol dire che eh, chi sta alla, 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 al vertice, che è Peruzzo, una persona a parte competente, ma anche simpatica, ospitale, quando vai là, eh, riesce a trasmettere alle persone che collaborano con lui e probabilmente a dare l'importanza giusta perché possano tutti dare il massimo, e questi sono i risultati. Tra l'altro, De Pan files, abbiamo parlato la scorsa settimana. Sta per, dovrebbe aver chiuso questione di giorni con la Juventus. E il presidente Peruzzo dice: Non sarà l'unico, abbiamo altre novità in, in settimana. Sentiremo, siamo curiosi perché ci sono altri giocatori il Friuli, Simone Ronco. Tu che è il posto della situazione, esprime quanti talenti? Guarda, io fortunatamente sono da tre anni a capo di una società che ha sempre dato qualcosa al professionismo eh, da due o tre anni che sono più all'interno ho avuto la possibilità di andare a portare dei ragazzi a fare dei provini in giro la eh, cosa comune è che ti dicono che il ragazzo friulano è un ragazzo affidabile che il Friuli è una terra che può dare sempre qualcosa questo De detto anche eh, che hai citato tu prima so che aveva provato anche con l'Inter e poi adesso è andato alla Juve Spesso vediamo sui nostri campi parecchi osservatori, quindi vuol dire che materiale c'è. Sta a noi del, di società dilettantistiche poi far crescere con insegnamenti, con mister eh, e quei ragazzi che ci dedicano tempo. Però, sicuramente, non a detta mia, ma a detta degli addetti ai lavori di squadre professionistiche, da Juve, Atalanta, Fiorentina, Empoli. A Inter, a coloro che... In Friuli si viene. In Friuli si viene e spesso anche pescano perché qualcosa c'è sicuramente. E poi ci sono anche i titoli regionali, i titoli nazionali con le rappresentative, i giovanissimi lo hanno vinto l'anno scorso, il Torneo delle Regioni che partirà a maggio, a fine maggio in Lombardia. Simone Ronco, il Donatello però attualmente secondo, ma domenica vi giocate tutto, voi l'Ancona, ci sono degli incroci in questo campionato domenica, ci sperate ancora naturalmente. Il sì, nostro obbligo è sperarci, diciamo che siamo un po' rattristati perché avevamo 5 punti di vantaggio, però per colpe nostre ne abbiamo mangiati, adesso domenica abbiamo lo scontro con il Trieste Calcio che secondo come noi, dietro un punto l'Ancona, l'Ancona va San Vito. Quarta, che è quarta quindi tutto può succedere dobbiamo dentro. cercare di vincere e sperare che l'Ancona non vinca poi naturalmente insomma abbiamo detto sono altri gli obiettivi però vi vincere è sempre una cosa piacevole Aiuto, sì. una battuta però te la devo chiedere oggi dove è? è qua è <ride> nella nostra scenografia 206 cosa, cosa ti viene da dire Beh, la tua amicizia tra l'altro anche la collaborazione di Totò Grattello certo. è importante Certo, grazie a, a un'idea nata anche da lui, nel 2012 io e lui abbiamo preso, tra virgolette, il Donatello. Abbiamo cercato di renderlo competitivo, siamo ripartiti dai provinciali, fatto, stiamo aspettando dal comune, più noi abbiamo fatto degli, degli interventi privati sul campo per rendere la struttura un po' più decente. Totò è come il buon vino. Ogni anno che passa continua a farci delle giocate, regole incredibili, ha raggiunto degli obiettivi che... Oggi ha superato Baggio. Che nessuno può discutere, carta cantano L'hai eh. sentito oggi dopo il 206. Sì, 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 ho sentito, ma lui... Ogni volta che raggiunge un traguardo pensa già a quello successivo. Eh sì, questo ormai le sue magie le conosciamo benissimo e ci siamo fermati solo un attimo. Una parentesi, poi ne parleranno ne nel parleranno 21. Sicuramente Chiara Perale. Perale, noi torniamo ai eh, dilettanti dopo una piccola pausa, però dobbiamo parlare di Serie D e andare a chiudere il quadro di giornata. Mi fermo per un po' di pubblicità e poi torniamo con A tutto campo. Eccoci qua, rientrati in studio con A tutto campo. Abbiamo dedicato una parentesi al calcio giovanile, lo stiamo facendo da qualche, da qualche settimana ormai, con molto piacere e con le immagini soprattutto. E aggiungiamo una notizia: Simone, Maxiatti tra l'altro ha vinto col Donatello nel 2010 il titolo nazionale e oggi si è laureato campione nazionale. Tu Lo sì. conosci? Sì, sì, è un amico anche per i trascorsi al Donatello. Quindi oggi va citato in quanto l'urinese e i giovanissimi nazionali sono andati a vincere a Brescia. Approfittando del, del pareggio del Chievo, sono arrivati i primi nel girone. Un altro penso bel risultato, una soddisfazione per noi friulani. Eh, sì, assolutamente. Quindi, tante belle soddisfazioni a livello giovanile. E questo è, è importante, è importante, è importante seguire, e lo abbiamo sempre detto. Eh, nel limite del possibile il calcio giovanile noi eh, adesso però dopo aver dedicato questa importante parentesi torniamo sui campi dei dilettanti torniamo in serie D oggi la salvezza matematica del Fontana Fredda che ha festeggiato a Rocco decisivo il gol lo abbiamo in copertura di eh, Gargiulo a Trieste su questa palla eh, c'è una ripartenza abbozzata dalla Triestina questo lancio lungo le immagini naturalmente tremano un po ma adesso si stabilizzano ecco qua l'affondo sulla destra non c'era posizione di fuorigioco si è protest ha protestato molto la Tristina e Gargiuro da lì poi ha dovuto solo ribadire mettere in rete in scivolata facile facile si lamentava una posizione di partenza del giocatore a, a destra che ha messo l'assist poi naturalmente bisogna ammettere un arbitraggio non proprio che ha aiutato la Tristina forse c'era anche un rigore tifosi sempre più eh, disperati tra virgolette della situazione sempre contestato fortemente Pontrelli e in questo momento la Triestina deve sperare l'ultima giornata di andare ai play -out, perché se ci, se ci saranno otto punti della quart'ultima non ci saranno nemmeno play -out. e invece dopo questo primo anno in Serie D De Pieri col Fontana Fredda si conferma un allenatore affidabile come dicevamo prima dei giovani friulani e si salva. Sentiamo la sua emozione a fine gara e come definisce questa, questo risultato. Lui sentiamo. È un'impresa? Assolutamente sì. Solo chi non capisce di calcio può dire che questa Fontana non è, è un'impresa. Assolutamente sì. È molto più grande di quello che pensa la gente. E il fatto di conquistare una salvezza oggi in questo stadio, che effetto fa? ma È ancora più bello. L'avevo chiesto ai ragazzi gli avevo detto che. E per il Fontana società, per noi, per loro, per tutti, fare una festa, far sì che la sera fosse una festa in uno stadio importante come questo, era sicuramente motivo di lasciare qualcosa di storia in questa società, no? perché per sempre si ricorderà che questa società, che questi ragazzi hanno portato il Fontanafera alla salvezza in uno stadio importante, importante come, come loco. Il sottofondo c'era ancora un po' di festa, si sentiva, entrava nelle parole di De Pieri, le immagini di questa festa, il gol, la festa al Rocco. Eh, giro la domanda, è un'impresa? Eh, penso di sì che una società come il Fontana Fredda insomma, sali dall'eccellenza e non è che potessero credo fare una campagna acquisti di un certo tipo sono stati bravi eh, ovviamente i ragazzi che hanno giocato il mister ma soprattutto chi ha coordinato per creare la squadra eh, e questi qua sicuramente essendo partiti molto bene dopo sono riusciti a gestire e eh, a salvarsi una giornata prima della fine è stato si senta passare attraverso il play out credo che meritano un applauso ecco eh... In questo momento il Kras non farebbe con 30 punti i, i play-out oggi si è fatto rimontare due gol Simone, Simone Ronco gravissimo, ha una giornata dal termine una rimonta simile in casa diventa dura adesso. anche a livello psicologico, mentale quando subisci queste rimonte qui un po' cedi sul Fontana Freda quanto è paradossale che la giovane Fontana Freda in D, ritornata, si salve in quello stadio lì. Che effetto fa? Per me, che lavoro con i giovani, nel storia giovanile, è un altro segnale che i giovani vanno coltivati. Bisogna credere nei giovani, perché sicuramente soffri, anche io, come scelta societaria, spesso facciamo categorie un anno in anticipo, però alla lunga penso che i risultati li hai. Poi loro, ottenere una vittoria al Rocco è sempre... Una cosa di prestigio, penso che la soddisfazione sia doppia. E la Triestina a questo punto? La Triestina ce la dura. Speriamo che riesca l'ultima partita a centrare almeno i play-out. Le, va Legnago, Legnago-Triestina. Bisognerà vincere e attendere i risultati. Con una situazione psicologica così, anche oggi è un'altra chance, la butti, Renato come la leggi tu questa situazione eh, anche loro sono un po come la situazione a pordenone sia loro che il crash devi raccogliere <ride> tutte le energie che hai forse per, è peggio per, però eh? sì però a questo punto voglio dire ti giochi una parte cioè, all'ultima di campionato non hai altre chance devi cercare non so mh, quello che possono fare però a livello mentale sicuramente a livello mentale devi esserci per poi andare ad affrontare, speriamo, i play-out e, e giocare le, queste, questi play-out ovviamente. I tifosi eh, sono proprio, non dico ci credono sempre, però comincia a esserci una sorta di rassegnazione da un certo punto di vista, Renato, è capibile? Eh, eh, sì, è, è un peccato perché chiaramente è uno stadio bellissimo, una società storica, i tifosi che seguono. Perciò speriamo che l'ultima giornata sia una giornata positiva. La salvezza matematica del Fontana Fredda, sicuramente in copertina in questa giornata di Serie, serie D. Manca una giornata, e ad una giornata dal termine, certezza playoff per la Sacilese. Eh, Davide Petarini ha intervistato a fine gara il mister della Sacilese eh, Marchetto. Oggi un'altra vittoria per i biancorossi, terzo posto. Insomma, chissà, poi è difficile pensare a promozioni storiche, eccetera, ma intanto è un'altra stagione sicuramente da incorniciare. Sentiamo Marchetto. Oggi è stata una partita bella, entusiasmante, con due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Eh, si vede che Legnano eh, è una squadra che sta bene perché anche oggi ha dimostrato delle capacità eh, invidiabili sia dal punto di vista tecnico che anche tattico, ci ha messo in difficoltà, eh, specialmente nel finale, magari quando le forze venivano un po' meno, però di conto ho trovato una Sacilese che oggi veramente, eh, mi permetto di dirlo, però era parecchio tempo che non si vedeva, nel senso che i ragazzi hanno sciolinato una prestazione ottima, eh, hanno fatto vedere delle giocate importanti, hanno creato tante situazioni pericolose e tante situazioni da gol. Eh, stati bravi a, a sfruttarne tre eh, e quindi il risultato eh, secondo me comunque è giusto. Abbiamo raggiunto i playoff eh, matematicamente, eh, adesso c'è da vedere con l'ultima giornata quale posizione, la terza, la quarta o la quinta, perché me, le, le due squadre che stanno dietro di noi hanno vinto tutte e due, quindi eh, dovremo affrontare eh, il trono nell'ultima giornata eh, nella maniera giusta, col piglio giusto, per cercare comunque una vittoria che ci permette di consolidare il terzo posto. Poi se eh, le cose varieranno all'ultima giornata dopo ci penseremo. Abbiamo parlato di Serie D ma adesso dobbiamo mostrarvi anche un po' di risultati e classifiche facendo un po' il riepilogo in questo, eh, in questo finale di puntata. Allora eccellenza, guardiamo il quadro completo, si chiude la stagione, l'ultima giornata è l'ultima giornata, no? quindi succede di tutto, eh, tipo Cernismo e Torre 4 a 4. Chissà domani dilettante in gol cosa dovrò inventarmi, quanti gol avremo. Ok, ci pensiamo domani. Intanto questi risultati. L'UFM chiude vincendo la sua super stagione a cordenos 2-1, SM chiuns 2-2. Gemonese sul finale, questo è un risultato importante, batte l'oltre 1-0. Lumignaco batte Samitese 2-1, Tormezzo Manzanese giocata ieri 0-0, tredicesimo batte Vesna 2-1. e Zaule batte Virtus Corno 3-1. Il, eh, quindi la classifica importante dicevamo Gemonese 30, Zaule 29. Sui social, cosa significa si giocherà Gemonese-Zaule a Gemona? Sui social Salbaldi, mister dello Zaule, si è lasciato andare sui gruppi che anche noi frequentiamo per i risultati dei direttanti, gruppi ormai... Pubblici che tanti frequentano, penso anche Renato Lizzi per conoscere i risultati, oppure no? No, 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 no tu niente, no. sei ancora sì. non conosci ancora questi gruppi su WhatsApp importanti. Tra l'altro, curate che il nostro amico Antonino De Blasi si lascia andare con un vergogna Sambaldi per questo 1-0 finale dell'Oltre, del D'Agemonese sull'Oltre. Rabbia di fine partita, Renato? Ma penso di sì, insomma, io non ho visto né la loro partita né quella del, della gemonese, è eh, chiaro, magari se sai che gli altri vincono la fine ti viene normale, insomma. Sì. Però fa parte del calcio, sì. Simone? Sì, fa parte del gioco. Bisogna accettare anche questi risultati. i primi dieci minuti dopo il fisco finale non si dovrebbe mai parlare. Eh, lo so, lo so. Se ha lasciato andare San Baldi, immaginiamo la... La rabbia, però, ripetiamo, lo Zaule si è buttata via col torre una, la scorsa settimana la possibilità di giocare in casa. Quindi ci sarà questo playout domenica. Già domenica prossima si torna in campo in questa appendice dell'Eccellenza. Gli altri verdetti li conosciamo benissimo. Seguiremo anche il Charlie Smuzzane nella fase nazionale. In promozione, promozione girone A. Andiamo con il quadro completo. Abbiamo già accennato qualcosa. Il Brian perde in casa col sesto 3 a 1. Fiume batte Diana, eh, mm. contrario scusate, Diana batte Fiume 1 a 0 e come detto sul finale sbaglia il rigore il Fiume. Fluminiano, Porcia 1 a 0, importantissimo. Pravis, Teor 5 a 1, e poi c'è questo Fagania, Bannia 7 a 6. Flaibano che batte l'arenese 4 a 3. Rivignano che batte il Prata 4 a 1. Spallegnano 1 a 1. Fine, è l'ultima giornata, si vede anche dei risultati, ma. La classifica è importante perché, come detto, playoff. si giocherà Flaibano eh, come secondo e poi Porcia, Pravis e Fiume. Playoff. Nella grafica vi abbiamo dato anche gli incroci, magari andiamo a ripescarla. E eh, entra, Si salva il Fluminiano, entra il Bannia. Qua una battuta, Renato, voglio farla con te. Bannia fa gagna 7-6, una partita pazzesca. Dall'altra parte, il Fiume sbaglia il rigore sul finale e bandini come ci cioè, arrivai play io Lo so out. perché io eh, ho saputo i risultati sono arrivato qua perché ero a vedere Fluminiano eh, Porzia eh, dove il, Flumin il primo tempo eh, due squadre molto attente tatticamente la differenza l'ha fatta una grande giocata di Piani Strano, puntato, eh, strano, eh, strano eh, eh, è l'uomo che ogni volta che hanno eh, fatto un gol, o l'ha fatto lui o l'ha fatto fare. Insomma, eh, il giovatore... Diciamo che il Fluminiano lo ha salvato piani, però anche un certo Lizzi. Lizzi Gianni ci ha messo del suo, però ho visto eh, tutti i ragazzi con un impegno, io li ho visti in queste ultime gare diverse volte, e diciamo che l'attenzione era massima. Perciò senza voler fare niente di più di quello che sono in grado, si sono applicati e hanno ottenuto un risultato straordinario anche perché... Gli ultimi 20 minuti il porzia, quando davanti, hai mangiato Gaiarini e Compagnia Bella devi stare Attacare. attento. Eh. Però eh, il Fluminiano si salva vincendo, dall'altra parte il Bannia aveva tu tutto poteva succedere. Non so, perché è una partita che termina 7 a 6, non so, nella sequenza delle reti. Ma come ci arriva i play secondo te? Con quella beffa che il fiume poteva salvarti? Eh, 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 non so, perché non ho, sì, appunto, non ho seguito niente. So. Settimana sì, sì, sì. da sì, sì. lavorare sulla testa beh, 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 7 a 6, insomma, vuol dire può essere. Successo di tutto, ma no, non so. Guarda, domani ore 19:50. Direi in gol. Io non so, fare fagare. Secondo nessuno. me de devi allungare la trasmissione perché eh sì. 4 a 4, sì. 7 a sì. 6. 4 però è anche l'ultima giornata. Secondo me, su 13 gol, chissà quanti ne abbiamo. Poi riprendiamo ah, va, vabbè, so. vabbè, allora sì, <ride> vedremo. Chiudiamo. Ecco, il quadro era definitivo. Questo è importante. E poi c'è tutto anche sul sito a tuttocampo.tv. Ritrovate tutti gli incroci eh? fra Ibano Fiume e Porcia Pravis per i playoff. Promozione, Girone B. Quadro completo e poi ci guardiamo, chiedo piacenza ai miei ospiti. La prima e eh, salutiamo i nostri telespettatori. Adesso raffica dei risultati. Quindi Muzza che batte Aurora in influente, perché si torneranno a scontrare ai playout 3-2 Pro Cervignano 3-1 del San Giovanni, 2-2 San Luigi Juventina, in influente anche questo. Alla fine, importante la vittoria della San Giorgina sulla Torreanese perché si salva. Sevegliano batte Torviscosa, poco conta perché Torviscosa è già promosso. Trieste, Ronchi finisce 2-0. 2-0 tutto sul finale, doveva vincere Ronchi, addirittura poi finisce col perdere. Van Nattisone Costa Costalunga 3-1. Più che la classifica, fatemi, eh, se facciamo rivedere gli incroci. E anche in, la prima categoria eh, importante è questo, eh, per chiudere il quadro playoff e playout. Questo è il quadro finale della promo B. Con San Luigi Playoff, Ventina 3S, primo playoff e poi Ronchi, Torreanese, Aurora Muggia, retrocessa alla Cormonese. Prima girone A, quadro completo e poi eh, grafica eh, con gli incroci. Chiedo alla regia di seguirmi in questo ultimo. Viaggio di risultati, questi sono i risultati finali. Barbiano rivolto 2 a 1. E poco cambia per queste due realtà che andranno in playout. Playout clamoroso per il Codroipo che vince col Caneva 2 0, ma vince anche il Gravis 1 0 col Corva. E quindi guardate cosa succede in Prima Categoria, girone A perché sono a pari merito Gravis e Codroipo, ma gli scontri diretti premiano il Gravis. Che va, che si salva, quindi Casarza promosso, Pasiano Corva, primo playoff e poi Maniago Libero, Vivea e ai playout. Codroi rivolto Barbeano, Caneva, Retrocessa, la Virtus Roveredo, prima categoria, girone B. Una menzione, la facciamo. Sicuramente su Mister Mussoletto che ha salvato il Rive, lo aveva preso due punti. Lo salva matematicamente. Questo è il quadro completo con il Real che chiude la sua stagione da promossa con un 5 1. La classifica finale Real 72, poi Fulgor, Fauldis, Risanese ai playoff. L'ancora non c'è: Playout Argentina, Santa Maria, Cassacco, Nuova Sandanelese. Guardiamo gli incroci: promosso Real, Playoff, Fulgor diretta in finale, Fauldis, Risanese, l'altro playoff, playoff, e infine Playout Buiese, Nuova Sandanelese, Santa Maria, Cassacco, retrocesso il Caporiacco. E chiudiamo con la prima categoria girone C. Siamo puntuali nel nostro. Nella, nella nostra tabella con gli orari questi sono i risultati riposava oggi l'Azzurra chiude vincendo il primo rex che ha guadagnato una promozione storica vincendo 3-1 con Sant'Andrea chiude la sua grande stagione dopo il quadro completo dei risultati ecco i verdetti della prima categoria girone c campionato finito col primo rex promosso i playoff breg Sant'Andrea Sistiana gradese ai playout un solo playout: Isonzo Muglia retrocede l'Azzurra e il Ponziana, purtroppo si è ritirata una macchia della stagione che noi ogni domenica abbiamo raccontato. Ma non si fermano qua le nostre domeniche, perché vi aspetto per l'ultima puntata. Il 10 maggio, domenica prossima, domani invece alle 19.50. Dilettanti in gol. Ringrazio Renato Lizzi. Buonasera. E grazie a Simone Ronco. Grazie a te. Domenica mattina, magari ci vediamo all'Ancona, eh, o oh, scusa al Donatello, perdonami, Buon per vedere te. queste Le ultime. ultime porti fortuna. Vedremo. <ride> Però, eh, al di là che vinca o perda il tuo Donatello, ti aspetto a Villa Manning il 20 giugno, certo. perché ci sarà tanto calcio giovanile anche lì. Grazie a voi, grazie a tutti per averci seguito. Vi invito a seguirci anche su Facebook e sul sito a tutocampo.tv Appuntamento a domani alle 19.50. Ciao.